Buongiorno a tutti. Allora, siamo arrivati al Gran Premio del Giappone. Allora, innanzitutto, giubilo da benzinaio di Sergio Tacchini perché dobbiamo parlare di MotoGP. Siamo arrivati al Gran Premio del Giappone, anche al mio raffreddore. Vabbè, sono cose della vita, vanno prese un po' così. Comunque, ragazzoli, siamo arrivati al Gran Premio del Giappone. Continua la sfida tra Bagnaia e Martin, e nella gara sprint del Gran Premio del Giappone, il buon Bagnaia ha vinto davanti a Bastianini, Mar Marquez e Jorge Martin, è arrivato soltanto al quarto posto. Quindi Morbidelli, Di Giannantonio, Alex Marquez, Miller e Vinales. Quindi piccola rivincitina di Bagnaia che recupera qualche punticino, ma adesso c'è la sfida vera. C'è il Gran Premio, quello che vale 25 punti, non 12. 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vediamo innanzitutto la griglia di partenza che vede il rookie Acosta in pole position davanti a Bagnaia e Vinales. Poi Bastianini, Binder e Morbidelli. Di Giannantonio, Bezzecchi e Mar Marquez. Alex Marquez, Jorge Martin solo undicesimo e Quartararo, e in quinta fila Raul Fernandez, Jack Miller e Aleix Espargaró. Quindi, ragazzi miei, sembrerebbe, scusate sempre il mio raffreddore, che per Bagnaia possa essere un weekend libidine, perché ha vinto la sprint. Il povero Jorge Martin parte in quarta fila, indi per cui è vero che può rimontare, eccetera, però tu parti già con un bel vantaggio. Comunque, vediamo come è andato il primo giro del Gran Premio del Giappone. Subito gran bagarre in questo primo giro con Mar Marquez e Jorge Martin, subito protagonisti. Partenza libidine che gli permette a entrambi, anche con qualche sorpassino, non è che sono di essere al quarto e sesto posto. Non è che hanno fatto solo la partenza fionda, zigzagando tra. Hanno fatto anche qualche sorpasso durante il primo giro, oltre alla partenza fionda. Quindi già Bagnaia comincia a preoccuparsi perché Jorge Martin quarto e Mar Marquez già sesti. Classifica primo giro, Bagnaia è primo davanti ad Acosta, Binder, Jorge Martin, Miller, Mar Marquez, Bastianini, Morbidelli, Vinales e Aleix Espargaró. Anche lui partito molto bene, era quindicesimo in griglia, è già decimo. Da segnalare purtroppo la scivolata di Alex Marquez che termina la gara praticamente ancora prima di aver concluso un giro di pista. Come direbbe il buon Beda, mannaggia, mannaggia. Proseguiamo perché le immagini dicono che Alex Marquez ha letteralmente tamponato la moto di Mir e poiché è finito fuori pista guardando due moto, la sua e quella attaccata. Il povero Mir. Praticamente cosa è successo? Alex Marquez è andato secco in questo punto qua della, ecco la moto, mettiamola così. La moto si è incastrata all'interno dell'altra moto e il povero Mir con due moto è andato dritto perché praticamente aveva una moto che si era incastrata nell'altra con la nella sua e si vedono due moto che praticamente vanno attaccate. Quindi non è solo Alex Marquez che è caduto, ma anche il povero Mir, poverino, che non c'entrava niente. Decideranno poi alla fine della gara che cosa combinare, eventualmente se c'è qualcosa da combinare. Però io francamente una moto dentro l'altra, da quando seguo la MotoGP, sinceramente non me la ricordo. Mi capita di vedere le due moto una sopra l'altra con i piloti poverini che sono come è successo anche uno o due Gran Premi prima.
con lo scontro che c'è stato tra proprio Alex Marquez, se non erro, e Bagnaia, che erano lì che si stava, e quindi praticamente una moto sopra l'altra, con un pilota che poverino si è trovato la sua moto sotto una gamba e l'altra moto sopra di lui di fianco, e lui era lì giù così. Però una moto dentro l'altra che sinceramente non l'avevo mai visto. Terzo giro, Mar Marquez passa Miller e si prende la quinta posizione. Cerca di approfittarne anche Bastianini, ma questa volta Miller resiste e si tiene il suo, almeno quello che è. Almeno quello, e perde una sola di posizione. Fa una sì, due no, eh. Stan su de dos. Quarto giro. Non è per nulla fortunato Acosta qui in Giappone. Il giorno prima è scivolato nella sprint mentre stava giocandosi la vittoria. E nella gara è nuovamente scivolato mentre era in seconda posizione. Quindi il rookie non ha avuto la fortuna dalla sua scivolata classica, ragazzi, cioè non stava né forzando né niente. Succede. Al quarto giro Martin passa Binder e si prende la seconda posizione e contemporaneamente Bastianini passa anche lui Miller e sale in quinta posizione. Come sempre la gara è sempre bella e interessante, con un po' di sorpassi che sono il pepe, ragazzi miei, perché vedere una gara in cui le macchine si inseguono a un secondo l'una dall'altra, o le moto, che dir si voglia, e non c'è un sorpasso neanche a piangere, l'unico sorpasso che fai è se fai l'undercut, che vai prima ai box e cerchi appunto l'undercut sull'altro. Ecco, così fanno i sorpassi. Una volta vedevi macchine che si sorpassavano, controsorpassavano piloti, sì, MotoGP si vedono. Formula 1 è diventata qualcosa di noioso, però ne parleremo dopo. Adesso stiamo sulla quinto giro, Marquez passa Binder e sale in zona podio basso, e adesso potrà provare a prendere la seconda posizione di Jorge Martin, che però gli è davanti di più di un secondo, quindi non sarà semplice recuperare più di un secondo a Jorge Martin, che sta svolazzando. Settimo giro da segnalare, la scivolata di Augusto Fernandez, mentre Acosta è tornato in pista dopo la scivolata, ma è ultimo, è doppiato, probabilmente è solo per testare un po' la moto e eccetera. D'altronde non hanno la cosa da cambiare, che deve durare X tempo. Possono cambiare il motore della moto tutte le volte, possono prendere una moto nuova tutte le volte, eccetera. Non è come in Formula 1 che c'è la scatoletta, che è il motorone, deve durare il più possibile, ne hai solo tre, e quando poi li hai finiti, penalità, penalità, penalità. No, in MotoGP puoi sbizzarrirti come vuoi. Al nono giro Bastianini sta impazzendo dietro a Binder, che lo riesce a tenere dietro, nonostante tentativi di sorpasso del pilota italiano siano a ogni volta, ogni possibilità ci prova, ma è Binder, è Binder, è Binder, è Binder. E poi si allarga e prova all'interno e prova all'esterno, niente. Lui bello tranquillo fa la sua curva e lo tiene dietro. Il guaio è che si vede che Bastianini ne ha di più. Dodicesimo giro, scivolato Vignales mentre era in undicesima posizione. La gara per ora langue, con i piloti abbastanza distanziati tra di loro e non ci sono troppi sorpassi, a parte qualche tentativo, appunto quello che stava tentando di fare il povero Bastianini su Binder vanamente. Classifica al dodicesimo giro, Bagnaia è primo, Jorge Martinez secondo a un secondo e tre, secondo a un secondo e tre, è bellissimo. Marquez è terzo a 3 secondi e due da Martin. Bastianini finalmente ha sorpassato Binder ed è quarto, però è a 2 secondi e 1 da Marquez. Poi abbiamo Binder quinto, Morbidelli sesto, Bezzecchi settimo, Di Giannantonio ottavo, Miller è nono e Aleix Espargaró è sempre decimo, come lo era al primo giro. Non si schioda, sta lì al decimo posto, si vede che ci piace.
Arriviamo addirittura al 29° giro perché Aleix Espargaró passa Miller e sale in nona posizione. Poi abbiamo un Jorge Martin che prova a prendere Bagnaia che gli è davanti di meno di un secondo. E poi sfida Marc Marquez e Bastianini che vale il podio perché Bastianini ha agganciato Marquez. Al 22° giro Morbidelli riesce nella rimonta e sale in quinta posizione superando Binder. Vedremo anche come andrà la sfida per il settimo posto tra Bezzecchi e Di Giannantonio. In compenso, Nuvola Rossa c'è e fa doppietta in Giappone, vincendo sia la sprint che la gara, ma non recupera moltissimo su Jorge Martin, che è secondo nella gara ufficiale. E quarto nella sprint, quindi recuperi 5 punti più, allora 12, 9, 7, 6 più 6, 11 punti. 11 o massimo 12 punti. E quindi non bastano per il sorpasso. Classifica finale, ragazzi miei, del Gran Premio del Giappone, scusate sempre il mio raffreddore. Primo Bagnaia, secondo Martin, Marc Marquez tiene la terza posizione su Bastianini, quarto, quinto il morbido Morbidelli, sesto Binder, settimo Bezzecchi, ottavo Di Giannantonio, nono Aleix Espargaró che è salito di una posizione superando Miller che arriva decimo. La classifica del mondiale vede Jorge Martin con 392 punti, Bagnaia 382. Bastianini 313, Marc Marquez 311. Quindi è sfida. Ormai c'è solo quella perché gli altri sono dietro lì. Il più vicino penso sia Acosta che è intorno ai 180-200 punti. Quindi è dietro. La sfida è tra primo e secondo posto. Bagnaia e Martin che sono distanziati adesso di solo 10 punti. E poi c'è la sfida per la terza posizione nel mondiale tra Marc Marquez e Bastianini, che tra l'altro l'anno prossimo uno porterà via il sedile all'altro della Ducati Principal. Quindi Marc Marquez sostituirà Bastianini. Sono curioso di vedere cosa deciderà di fare Bastianini, sentivo KTM, eccetera, ma faccio finta di non sapere nulla. Io fossi Bastianini me ne tornerei in Ducati anche in coppia con il fratello di Marc Marquez, perché comunque Marquez con quella moto lì sta facendo molto bene. Certo, non ti giochi il mondiale, ma andare a scegliere un'altra moto, francamente, non ne vedo molte che sono superiori in maniera chiara, limpida alla Palissiana alle Ducati, anche se fosse la Ducati non ufficiale, per intenderci. Però sceglierà il Bombastia, la bestia, la bestia. Basta che non va in onda come ha fatto Luca Marini, che ahimè non sta facendo sicuramente una grande annata e potrebbe anche rischiare di dire: senti Ciccio, va bene il tuo nome, va bene tutto quello che vuoi, però ciao ciao, perché hai fatto piangere. Ma la moto fa cagare e fa niente. Ma tu hai fatto piangere lo stesso. Vabbè, ci vediamo alla prossima. Ciao!